Sì. Non avrei mai pensato di vivere un'avventura simile a questa età. Sono così elettrizzato che non riesco a dormire. Wow! Bravo Otis, mi sei sempre stato simpa. No, col cerchio. Porco due! Adesso finalmente possiamo andare un po' in giro per i cazzi nostri di qua di là. Ah, cazzo, è vero, qua dovevo usare la resina. Vabbè. Madonna che sì, chiudevo la porta dentro. Wow! Che incredibile attacco! Ah, va, fa culo. Qua, se non mi sbaglio, io potevo andare sopra. Orco due. Ovviamente qua rispetto al 2 questo non ha la possibilità di fare le combo delle armi, che se devo essere sincero anche meglio, se no si perdeva troppo tempo. Qua sblocco la porta. Ah, sono salito sul tetto, ma vaffanculo. Ah, ok, ho capito. Andiamo, Chris. Ambe. Fuga. Vabbè, ma che stress. Adesso dove potremmo andare per salvare gente? Perché là sta bloccato. Con la baguette effettivamente ci faccio poco, soprattutto perché credevo fosse la mazza da baseball. Allora, effettivamente io avevo visto che c'era da fare la foto a degli orsacchiotti. Tipo quelli là. No? E come mai? Come cambiati? Ah, mi vesto da orsacchiotto. Ah no, eccolo. Il servbot! Anna Montana! Gli piacerebbe, più che altro. Ah, qua su Mirbay possiamo andare soltanto alla zona cinema, se non mi ricordo male. Vabbè, alla sfida fotografica c'è tempo. Se non mi sbaglio, devo fare la foto pure a questo qua. Grande. Doppio adesivo PP. Ah, Movie Land. Ma scusa, ma là era segnato che c'era questo coso? Ah, ho beccato anche quello là sopra.
Minchia triplo. Grande. Madonna i punti che sto facendo. Grande. Buono. Food and Bevand. È vero, c'è la musica del salvataggio di Resident Evil. Bellissimo. Mi sa che questa è la stessa di prima. Ah no, un'altra. Ma bellissimo. Minchia, ma non c'è nessuno. Sta cosa non mi sconfinfera molto. Tanto non posso prendere nulla. Probabilmente qua ci dobbiamo arrivare dopo. Chiave del magazzino di Mobland che non abbiamo. Macabra, ma vaffanculo. Figa, ma non c'è un cazzo qua. Confezione di lattina. Ui meloni. Ovviamente era chiaramente un melone. E niente, qua non c'è più un cazzo. Io dovrei riuscire effettivamente a uscire di qua e andare qua. Perché qua a North Plaza c'è un'altra zona. Però ovviamente là fuori ci sono i rompicoglioni. Madonna che pezzo di fango. Madonna che bella la musichetta. Quella di Resident Evil 4 sinceramente non l'ho sentita. Alleluia. E dov'è? Ah, Wonderland Plaza. Azzo. E insomma, è un po' un problema Wonderland Plaza, eh? Se è quello che mi ricordo. A parte che devo andare dall'altra parte. Vabbè, dovevamo andare da là, quindi. Spero anch'io di rivedervi presto. Signor, però, sempre sta qua in mezzo ai coglioni. Perché qua avrei una voglia di tirar via l'audio per sentire la musichetta che ci sarebbe, perché era davvero molto molto bella la musica dello scontro qua con sti tre pezzi di merda. Ah, è totalmente dall'altra parte. Ok. Perfetto, sto letteralmente guardando l'entrata. Perché per ammazzare quelli là serve qualcosa di un attimino più potente. No, questo. E come minchia entro Wonderland Plaza? A parte che potrei passare anche da North Plaza. Però mi sa che faccio prima passare da Food Court. Allora devo andare da qua. Vabbè, qua c'è tutto barricato. Thank you.
Se non sbaglio, l'ha attaccato al coniglione rosa, ci dovrebbe essere uno. Porca miseria, smartella! Tanto adesso mangio, quindi non è un problema. Madonna. Fuga. È tempo di fare un beverone, però devo trovare... là. Devo trovare il coso. Il frullatore. Ecco. È un po' che salta fuori. Grazie, è proprio di fuori, eh. Porco due. Non è che in giro c'è un'altra torta? No, lavando, eh. Pure al forno, però non so se si possa fare anche le robe col forno. Ah, il coso delle ricette? Bevande consigliate. Ah, bello. E vabbè, la pistola d'acqua. Incredibile che qua a food court non c'è cibo, puttana io. Pannocchia. Oh, una bella pannocchia con i ghiaccioli, vediamo cosa salta fuori. Frullato, attira zombie. Non mi sembra tanto un buon frullato questo, eh. Ma manco per il cazzo. Chiarissimamente sono giapponesi se sono, se so, no, chiaramente sono turisti se sono giapponesi. Frank, ora sei a Wonderland Plaza. Qui c'è una giostra molto famosa, lo Space Rider. Fa attenzione, ok? Non è un giocattolo. Cos'è? Adesivo PP trovato da superstite, eh? What? Aspetta. Anche Zenzo. Ma soprattutto, chi me l'ha detto? Ah, quella deficiente là di fuori. E non mi chiedo. AL! Ah, brava!
Oh, è servita qualcosa quella là che non ho salvato? Ok. Minchia, sto facendo tantissimi punti, cazzo. Cosa che non avevo mai fatto. Fare le foto. Ah, se non mi sbaglio qua ci dovrebbe essere un boh, uno psicopatico. Che andrei a provare a fare adesso. Ma ci sono i bagni? Perché prima io andrei a salvare. Sincera e mente. Su questi sessi? Sì. No. Ma col cazzo che voglio far avanzare il tempo? Ma stiamo scherzando? Ci penso neanche morto. Voilà. Ah, il numero 2 è sopra. Ah, ci sono qua le scale. A parte che non ho un cazzo di armi. Via. Figa, ma ne sto trovando tantissimi. Ho chiaramente sentito i tizi giapponesi, ma prima voglio andare qua. Anche se sono messo tipo malissimo. Anche se magari questo posto può essermi d'aiuto. Ma d'aiutissimo, guarda. Sono arrivati gli zombie, sono morti tutti! Ecco perché ho deciso di regalare a tutte le persone felici un giro su questa bella giostra! Non ti permetterò di fermarla, vecchio! Se la giostra si ferma, i zombie torneranno qui e allora non sarà più tanto divertente.
Venga, buon uomo. Mi faccia vedere i giochetti coi palloncini. Psicopatico. Ma più scemo io che gli vado addosso. Ma avevo la pistola, ando cazzo era? Poi ti? Aia. Maledetto! No, questo lo prendo volentieri. Thank you. Molto thank you. Ho capito. Mena! Anche una bonus. Come on. Ho fatto bene, Godo. Non mi fidavo tanto di spara, però va bene lo stesso. Vai, vai. È easy. Quale? Quale palloncino? Finta, bastardo. Ti sarebbe piaciuto, eh? Birbant. Oh. E tu sei un po' pazzo, eh? Ma che sta a fa? Si è buggato. Bastardo. Fa il gioco dei palloncini, stronzo. No, questo me lo prendo volentieri. Dai, un bel palloncino rosso o blu. Sì, effettivamente mi piacciono molto. Maia! Porco due! Lo sapevo! Ma mi ha un po' rotto i coglioni questo adesso. Pezzo di merda! Porco due. Ah, senti, questa. Ah, fanculo. Motosega alla grandissima. Chiudiamo sta giostra.
Ondi. Grazie, ero davvero nei guai. Ci sono altre superstiti in giro? Sì. Certo, sono tutti nella sala sicurezza. Lì è sicuro. La sala sicurezza? Conosco una scorciatoia. Oh, giovina. Venga Greg, se ogni tanto prende qualche mazzata non tema che è tutta salute. Ghiato, eh. Allora, cari giapponesi, facciamo dopo, eh. Arrivo, arrivo. Dove cazzo dobbiamo andare? Yam. Ah, mi apri la porta qua? Con tutto questo trambusto incredibile. Greg, muoviti. Io non ho il tempo da perdere. Soprattutto scorciatoia per andare dove? Neocess. Da questa parte si arriva direttamente a Paradise Plaza. Bella scorciatoia, ecco, buono. Altro da mostrarti. Ora decidi tu dove andare. Ehi. C'è nessuno? Ma quindi? Quindi tu puoi stare lì? Ok. No, perché devo andare a capire i miei amici giapponesi che cazzo devono fare. Sono qua, cioè potrei salvare anche loro e diventare il super turbo eroe delle smartellate. Dato quello là è là bello tranquillo. Che gli è fotte sega. Turisti? Sembrano giapponesi. Oh, là. Omachi kudasai. Watashi shigau. Ayashikunai. Godo. E tu chi sei? Watashi Frank. Shashin Tori. Godo. Watashi Anata Iku. Godo. Godissimo. Il suo incontro è stato Vai. Dai. Ma tu avrai un giapponese che fa schifo, maledetto. Dai. Shinji Kitano si è unito a te. Let's go. Yuji Tanaka si è unito a te. Madonna, quante cazzo sono, porchi dischi. Madonna che lo stavo colpendo. Let's go, let's go. No, non di qua. I have trovato Big Scorciatoia. Posso prendere la pistola? Fanculo. Sì, dai. Spara. Let's go. Porca miseria, le hanno fermati. Let's go, let's go!
È domani notte. Vabbè, ma che due coglioni. No! Ma bellissimo! Dai, almeno tu, Shinji, porca puttana! Andiamo! Andiamo! Porco due quanto piotta! Laggiù! Qua! Una mela a te, cioè una mela a me, una mela a te. Le incontro le incenga, sugli sugli to hito saratteru. Ma tomo ce n'hai ze. Vieni Shinji mica, Shinji, c'ha parat. Venite. Vabbè. Dov'è che siamo saltati fuori? Con me. Ah, ok, di qua, perfetto. Con me. Figa quanto piotta Shinji adesso che si è cagato addosso che gli è morto l'amico. Andiamo. Aia. Andiamo. Gamon. Con me. Mosso cazzi però. Non voglio usare la motosega. Con me. Onesto. Cazzo. Ah, il coltello. Cazzo, buono il coltello. Anche un manganiel. Con me. Dai che ne ho salvati due. Due sono meglio di tre. Te infame nine. Andiamo. Come on. Porca puttana, quanta cazzo di gente c'è qua dentro. Ma mo ci stanno pure i zombie. Ah, ok. Yam. Andiamo. Mamma mia che salvataggio in extremis. Anche se siamo messi molto molto male. Voilà. Ho accettato le tue scuse. Almeno ci siamo caricati tutti. Perfetto. E adesso però, ragazzi, mi sa tanto che devo concludere, perché questi pum 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 qua mi stanno pum 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 un pochino. E noi ci si vede quindi stasera con un'altra oretta e mezza con Dead Rising Deluxe Master. A stasera. Ehi, hey Frank, dammi una mano qui. Ma che fai? Considerando l'elicottero e il resto, dobbiamo collaborare. Ma non è che possiamo dirti tutto. E le cose che ti diciamo non devono finire in prima pagina. Sì, quindi? Quindi, voglio che tu ti renda conto della situazione. Beh, siamo circondati dagli zombie. Direi che la situazione è abbastanza chiara. Zombie. Ancora non ci credo, sai? Sembra assurdo. Ce la fai? Sì, certo. Dovresti riposarti, Brad.
prima fatti una dormita tu. Ci vediamo fra 4 ore.